Più di 10.000 luci nuove di zecca per Busto Arsizio, che si illumina d'immenso rinnovando completamente la rete pubblica di lampade e lampioni. In campo la società AEB del gruppo A2A con un intervento destinato ad abbattere le bollette e l'impatto ambientale. L'energia elettrica che resterà da fornire sarà fornita tramite sistemi totalmente rinnovabili e questo è il risultato, diciamo, della sinergia che riusciamo ad ottenere all'interno del nostro gruppo, il gruppo AEB, a cui A2A Illuminazione Pubblica riferisce, utilizzando la fornitura di energia elettrica offerta da un'altra nostra società che si chiama Gelsia e che fornisce un'energia elettrica totalmente verde, totalmente green e totalmente ecologica. Oltre 1.000 pali da posare per 240 quadri di comando, 80 km di nuova linea elettrica, un intervento già in essere con almeno 3 ricadute virtuose. Io la vedo sotto 3 punti di vista, soprattutto dal punto di vista della sicurezza in primis, perché obiettivamente la città ha bisogno di tanta luce e quindi la sicurezza in primis. Poi dal punto di vista estetico, perché sicuramente questo tipo di illuminazione, siccome ci sarà anche un'architettura nell'illuminazione soprattutto degli edifici storici, delle chiese e tutto, quindi trarrà beneficio anche dal punto di vista estetico la città sicuramente, e poi ecologico perché abbiamo un risparmio dell'80% di energia elettrica che per l'amministrazione comunale si traduce anche in un risparmio proprio vero e proprio di soldi da spendere ogni anno per l'illuminazione. Quindi è un progetto importantissimo, atteso da tanto tempo, è stato un po' fermo per dei ricorsi e contro ricorsi, però è stato tutto sistemato, finalmente i lavori sono già iniziati da circa un mese, dovrebbero durare circa 8 mesi e quindi diciamo che per marzo la città di Busto Arsizio è completamente illuminata.